Dopo ieri sera mi dispiace moltissimo perché ti sei fermato anche tu, ovviamente. Mi dispiace soprattutto per Paola, a cui farei un grande, grandissimo applauso. Immagino. E a questo punto ne approfitto per lanciare l'ennesimo messaggio a Milly Carlucci. Milly, se vuoi, io ci sono, sono disponibile. Milly, sono qua, grazie. Le car sono già uscite, te le votavi. E tra l'altro, Milly, se vuoi, puoi prendermi e continuare anche a chiamarmi Paola Pere. Grazie. L'hanno messo 30 secondi. Lui 3 secondi e lei proprio una traditrice. Ma proprio un battito d'ali e l'ha sostituito. Vergogno. Grazie. Vergognoso. Brava, allora, Dino. Grazie al pubblico di oggi che Bravo. Ci ha portato anche dei buonissimi regali. La Proloco di Rocca Giovani, provincia di Roma, perché non è passato da Antonella e via. Vediamo i voti, voti a questa esibizione della Grazie con Madonia. Sta parlando Samuel, con te? Sì. Samuel, sto parlando con, sì. con Manuel Peron, sì. sto parlando... Sì. Manuel, ciao. Ecco, allora, voto a questa esibizione. Io vedo che Madonia colpisce sempre. No, ragazzi, però mi ha tradita così in due secondi. Io vi tolgo il saluto se date un voto alto. Ecco. Ah, ma gli vedete... Ah, sì? Certo. Di quello che pensi. Oh. Beh, io torno allo spogliatoio, eh. Sette. Giada? Dai, su. Un otto. Cioè, Gene, beh, allora... Però te no. Ma no. No, no, è radice quadrata di no. Però... Siccome il primo amore non si scorda mai... No. Adesso, dopo che mi ha tradita subito con la Grazie. Ma è la mia rosa. Ma tu ce ne hai così tante? La ricicla, che te frega. Hai visto? Ricordi? Ricordo tutto. Perché se volete vedere... Graci? Ci fermiamo qui perché se volete vedere altro ci dovete ripescare. Bravo! Esatto. Bravo! Esatto. Andiamo tardi. Even Gentileroni, 10. Allora... Fabio Canino, 10. Karen Smith, 10. Selvaggio Lucarelli, 10. Yeah. Guglielmo Maiotto, 0. Buongiorno, buona domenica. Buongiorno Fabrizio, che bello. Allora, io vi ho portato il caffè. Dove vai? No, vorrei sapere una cosa, perché ci siamo fermati 2 settimane qui a Citofonai Rai 2. Ed eravate prime. Oggi torniamo in onda e Paola, proprio tu, ti hanno eliminato. Ma perché? Mi dovete spiegare questa cosa. Che è successo? Boh, e come, che ne so io, perché? Non allora, lo so. Innanzitutto Mariotto ha detto che sono corto.
Partiamo da stanotte sto facendo yoga, sto facendo silenzio. Ti vuole il caffè? Sei messo al tiraggio. Grazie, esatto. Aiutami domenica. Questa ragazzina ferma due settimane fa e subito dopo... Vabbè, io passo. Grazie. Dobbiamo crollare. Comunque, in merito al tesoretto, ragazzi, Rossella Era mi ha mandato un messaggio. Oh, ragazzi, mi ha detto... Eravamo primi, secondi, ultimi. E mi ha detto che il tesoretto è illimitato, quindi di conseguenza sì. Bah. A Caprarica gliel'hanno già dato due o tre volte. Vabbè. E che però lei guarda anche l'aspetto del televoto, quindi vede se e vede quale personaggio ha il televoto alto e quindi lei di conseguenza va a compensare con il tesoretto. Ah, ok, vabbè. Okay. Comunque per qualsiasi informazione basta che la contattiate. Va bene. Va bene. Ore pasti. Okay. Noi siamo ore pasti, ovviamente. Ci dà un appuntamento? C'è sì, una sì, andiamo a prendere il caffè da lei. La sintesi della serata di ieri. Occhi di gatto, un altro colpo è stato fatto. Un furto, una rapina, la tua eliminazione. Bravo, diciamolo, bravo. Però noi queste cose le abbiamo viste. Ora, c'è qualcosa che noi non abbiamo visto che tu ci hai portato da Ballando? Ragazze, ci sono queste due cose che sono emerse ieri, cioè polemiche. Carlotta Mantovan, avete capito cosa è successo? E Teoman Muccari. Ah, vediamo. Vorrei illuminarti l'anima. Sterile è stata una parola che noi abbiamo recepito forte e non sterile. No. Sterile significa pulito. Sterile significa pulito. Il non detto è terribile, è matura delle sensazioni e delle emozioni. È stata una settimana difficile per te. Sì, è stata una settimana difficile perché sul Paso Doble ci eravamo impegnati tantissimo, pensavamo di avere un risultato ottimo e aver ricevuto delle critiche così ci aveva un po' destabilizzato. E soprattutto avete finalmente fatto andare d'accordo Selvaggia e Carol. Ecco, hai visto, ci volevamo noi. Io credo che abbia ragione Caroline nella sostanza. Io direi riportiamo le cose. Scusa, sul piano. Due secondi. Mi stavi difendendo? Sì. Grazie. Quello che tu non hai fatto mai con me. Qui ci voleva Carlotta, vedi? Carlotta, guarda che veramente incredibile. La tregua è arrivata da Carlotta Mantovani. Vedi, ha portato pace tutto sommato nella giuria. E ora deve portare un po' di pace a se stessa. Deve avere un po' più di leggerezza. Dispiaciuto. Hai presa? No, non mi sono presa, beh, mi è dispiaciuto. Perché in pratica con tutti gli anni che io sto qui a Ballando e poi tutti gli anni che faccio giudice federale non ho mai preso di persona, perché sinceramente non è di mio carattere proprio. Io penso soltanto esclusivamente il ballo, chiuso. Le cose belle di te restano, il problema è che sei tu poi che danneggi te stesso. Ma mi raccomando, che ti hanno detto? Vedi che senta zitto parli un'ora e mezza. Dimmi. Ma che succede tutto? Mamma mia, non ce la faccio più. Se faccio il comico sbaglio, se faccio quello serio che imposta e spiega, sono cane bastonato. Alla fine dici, ma che dobbiamo fare? Cioè? Teo è un essere umano. Se lui legge commenti negativi continuamente, se dicono che è quello che discute con tutti, quando poi non è vero perché è buono, fa ridere tutti, anche lui poi ha una certa, no? Svalvola e poi sbaglia i passi di ballo perché giustamente sta male, perché è un essere umano, non è solo uno showman. Che bello! Beh sì, qualche polemica c'è stata. Se la prendono sempre con lui. Eh? Secondo me se la prendono sempre con Teo. In che senso? Sì. In che senso? Perché secondo me sì. No, senti, invece tu conosci Caroline, ci è rimasta male, lo ha ammesso lei, sì. Perché di ciò che le ha detto Carlotta, no? Giada cosa pensa? Allora, Caroline ci è rimasta male perché comunque il giudizio suo non era un giudizio negativo, quindi si è vista secondo me un po' attaccata e lei di solito è abbastanza ponderata. Poi comunque è vero che Caroline parla solo di ballo, non si è mai pensa di essere. Esatto, non, lei non va mai sul personale. Assolutamente sì. Esatto. Però ci sta che magari uno interpreta male una frase, una parola, no? E che quindi... A me è sorpreso Carlotta il fatto che fino a ieri era sempre molto impostata e tranquilla, sole sue. Da quando
c'è stata la sfida iniziale con la prova speciale, è uscita un'altra, un'altra donna. Io, no, cioè io stavo seduto e ho detto, e questa chi è? Perché continuavano a dirle, tu devi donna? Tirare fuori una parte di te, lei evidentemente ha ascoltato sì. E l'ha tirata fuori. Quindi sì. Devo dire, c'è anche da un dire po' sorpreso. Che davanti alle palette o attendendo le palette con tutti quei giudizi, La situazione è molto sensibile dei concorrenti, quindi a volte si dà un peso forse un po' più pesante a ogni singola parola. Comunque il microfono d'oro di tutte queste edizioni di Ballando va Paolo Belli. È vero. È vero. Sei un aiuto per noi in Sala delle Stelle. A volte sei da solo tu perché non lo sanno nelle troie. Ci sei solo tu perché tutti sono usciti, ecco, benissimo, e poi ci ributtano dentro e ci sei sempre tu, la tua figura veramente è di aiuto a tutti noi, te lo dico. Grazie, grazie. Però abbiamo trovato una teca che ti vogliamo dedicare, un video splendido dei tuoi Sanremo, dell'89-91, vediamo. Grande Paolo. Ora vi racconto una storia di un gruppo di eroi senza gloria. Sono tutti alti, ricchi e snelli, tranne io che sono Paolo Belli. Il nome che portiamo non è una novità, noi rubiamo le bici già in città. Arrestati mai, abbiamo guai seri con polizia e carabinieri. Siamo là, là. Siamo là, là, là e siamo qua. Avete partecipato, come dicevo, nell'89 qui a Sanremo e siete stato quell'anno la grande rivelazione del festival. Sì. Vero? Ma allora Sanremo serve naturalmente per il successo di un cantante o di un gruppo anche se non si vince? Sì, a parte che noi siamo stati eliminati al primo turno e quindi infatti comunque noi siamo venuti qua per arrivare ultimi. Ehi babu riba! Ehi babu riba! Ehi babu riba! Che performer! Veramente la bicicletta era stata eliminata al primo turno. Sì. E siamo in buona compagnia, noi, Vasco Rossi, Lucio Dalla. Tanti, tutte... tanti sono sì, stati eliminati proprio a Sanremo. Siamo stati eliminati, abbiamo cantato solo una volta, nell'89, e il giorno dopo Vasco Rossi ci ha chiesto di andare in tournée con lui, e quindi è stato poi dopo un'occasione straordinaria. Sanremo prima per comunque farci, per dire farci vedere, poi il live, come sanno perfettamente i musicisti, per quelli come noi che dal live riusciamo a esprimerci in maniera molto meglio che fare il playback in televisione. Vasco ci ha portato in tournée e da lì siamo arrivati a milioni di persone. E adesso vogliamo dire che oltre Ballando, tra poco tu sarai a teatro con questo spettacolo che si chiama Pur di far commedia. Io mi sono scritta anche le date perché Milano 1, 2, 3 marzo, Bologna il 3 aprile e a Roma il 5 di aprile. Sì, gireremo tutta Italia, andiamo anche a Perugia, insomma, andiamo dappertutto. È una scommessa che abbiamo fatto assieme a Alberto Di Risio, che è il regista. Ha collaborato con Celentano, Fiorello, Panariello, quindi insomma una firma. E con i miei musicisti, che voi conoscete benissimo, di Ballando con le Stelle, che sono dei grandi musicisti, meravigliose persone, ma anche dei grandi attori, abbiamo portato in giro questa, abbiamo scritto questa pièce teatrale che dovevamo andare in giro solo 2 anni, invece ci stanno chiamando ovunque perché fa morire da ridere, è molto divertente, e chiaramente c'è tanta musica. E se mi permetti, siccome l'ho visto, merita tantissimo perché cioè, stai praticamente in piedi e balli per tutta la serata perché ti porta a essere proprio... È figo, Ma chi c'è? Bortone, Katia Ricciarelli, ciao! Ciao Serena Bortone, ciao Katia Ricciarelli! Ma benvenute, salite, secondo piano! Grazie! Salite! Andiamo, ecco. Vieni, andiamo, che andiamo! Che belle! Allora, siccome il divano è grande ma non è immenso... Vi facciamo tornare alle vostre famiglie, naturalmente salutiamo Paolo Belli. Grazie a voi. Samuel, stai cacciando? Manuel, sì, ti sta cacciando. Però... No, no, ma aspetta. Angelo, ma domani ci vediamo, eh? Anche tu Paola, cioè da domani si ricomincia. No,
devi riprovare. Ci vediamo martedì. Ah, così me lo dice? Martedì, va bene, martedì. Martedì. Angelo Madonia, Giada Lì. Grazie. Giovanni, mi aspetti? Grazie. E Domenico Maracca.